Prosegue la campagna di vaccinazione in Abruzzo. A stretto giro si spera di completare la parte degli operatori sanitari per avviare subito dopo la campagna vaccinale dedicata agli over 80. A causa dei tagli alle dosi da parte delle aziende che producono i vaccini anti-Covid, è rallentata la tabella di marcia per le somministrazioni nella nostra regione della prima dose, mentre si sta procedendo in maniera regolare alla somministrazione del richiamo. Noi, grazie ad una politica vaccinale giusta, avendo messo da parte il 30% sia a livello locale che a livello regionale, grazie anche alle consegne, seppure in maniera ridotta, che sono arrivate nelle settimane precedenti, stiamo riuscendo a garantire a tutti quelli che sono vaccinati in Abruzzo la seconda dose e quindi così completare così la vaccinazione. Questo purtroppo in tante altre regioni è stato possibile, quindi insomma mi piace sottolineare anche l'atteggiamento che la regione Abruzzo ha avuto in tal senso. Il quadro adesso è sul mese di febbraio, c'è stato prospettato un calendario, questo calendario prevede l'arrivo di molti vaccini, arriviamo a circa 50.000 vaccini per tutta la regione. È chiaro che adesso però dobbiamo aspettare che poi ogni volta vengano confermate, perché questo è un programma di massima e si attende poi settimana per settimana le varie consegne, questo per cui la conferma delle consegne, questo per cui determina una programmazione purtroppo settimanale. A noi piacerebbe invece poterla fare almeno, non dico mensile, ma almeno bisettimanale. Comunque andiamo avanti, completiamo la fase 1 con quei sanitari che non sono stati ancora vaccinati, e quindi mi riferisco ai liberi professionisti fondamentalmente, e poi da metà febbraio dovremmo partire con gli ultra ottantenni e con i disabili, che noi riteniamo siano anche le categorie, quella dei disabili, che andrebbero inserite in questa inizio della seconda fase, tant'è che l'assessore da questo punto di vista ha fatto suo questo argomento, l'assessore Verì, e lo ha anche riferito e sottolineato al governo. Quindi aspettiamo una risposta, nel frattempo ci stiamo preparando con una programmazione vaccinazione sul territorio, cioè intendiamo a livello regionale individuare per ogni comune dei centri vaccinali. Credo che sia importante, perché è importante andare noi nei territori, soprattutto per gli ottantenni, a dargli la possibilità di essere vaccinati. E poi questo schema credo che sarà anche quello che seguiremo poi nella vaccinazione di massa.